Amici di BNews, buon pomeriggio. Ci troviamo qui ad Altavilla Alpina per il 44esimo Paro dell'Anguria. Restate sintonizzati con noi, che ora vi porteremo a scoprire il dietro le quinte. Siamo qui con Marco Rosato, membro della Proloco e presidente degli sbandieratori e musici di Altavilla Alpina. Marco, facciamo del tuo. Come si svolgerà il corteo e come si svolgerà tutta la manifestazione? Gli sbandieratori e musici di Altavilla Alpina hanno già inaugurato la 44esima edizione del Palio dell'Anguria e sono passati quindi sulla sabbia che tra un po' vedrà le corse eliminatorie della tradizionale corsa degli asini, e adesso il corso è occupato dai pistonieri di Monte Castello di Cava dei Tirreni. Tra un po' scenderà il corteo con la regina Costanza di Chiaromonte, quest'anno interpretata da una giovane altavillese di nome Cristiana Tirri, è la prima volta che lo diciamo alle telecamere, mentre il conte Andrea De Capua è impersonato da un altro giovane altavillese, Francesco di Troia. Il corteo verrà quindi seguito sia dai pistonieri che dagli sbandieratori e musici di Altavilla Alpina, accompagnati quindi per il corso, per la tradizionale sfilata, e poi ci saranno le corse eliminatorie di cui prima. Al termine delle eliminatorie, i quattro asini che sono passati quindi alla fase finale dovranno attendere prima la risalita del corteo
e poi si daranno battaglia con l'anguria, con i fantini che porteranno l'anguria sotto il braccio e la posizioneranno poi ai piedi della regina Costanza. Siamo qui con i due personaggi principali, la regina Costanza di Catamone, ovvero Cristiana Tirri, e il conte Andrea De Capua d'Altavilla, ovvero Francesco di Troia. Come ci si sente? Emozionati, un'emozione davvero grandissima. Nel personaggio principale? Sì. Un'emozione fortissima. Quindi molto emozionata e l'ansia di fare questo bellissimo palio, si spera. Solo questo. Ringrazio tutti. Abbiamo fatto tardissimo. Sì. Tutti quanti che tra poco ci linciano. In bocca al lupo. Grazie mille. Sì, però guardate a me.